Al via Expo Proloco Campania 2015, taglio del nastro a Mercogliano per la seconda edizione della manifestazione organizzata dall'Umpli Campania in collaborazione con Ente Provinciale per il Turismo, Comune di Mercogliano e l'Abbazia Territoriale di Montevergine. Una 3 giorni di incontri, dibattiti, seminari, mostre, enogastronomia e musica con l'obiettivo di dare impulso al turismo attraverso la valorizzazione delle tradizioni locali. Presidente, al via Expo Campania, che cosa si aspetta lei da questa manifestazione? Ma sicuramente un punto di discussione, di elaborazione progettuale, di rilancio della cultura e del turismo, non solo in Irpinia ma anche in Campania. Rilanciare la Campania, rilanciare anche questo territorio, queste manifestazioni servono. Sicuramente quando si mettono insieme le forze attive che si impegnano per il proprio territorio, la somma non fa 2 più 2, 4, ma fa 5, fa 6, perché c'è una sinergia forte che ci spinge poi a dare la carica nei progetti di valorizzazione del nostro territorio. Una 3 giorni mista, potremo degustare le eccellenze campane. Avere il piacere di goderci la nostra Sesa di Mercogliano come tanti altri gruppi dell'Irpinia e della Campania, nonché un fiore all'occhiello è anche il villaggio espositivo della paglia e dei gigli di tutta la Campania. Oltre che i gigli Orgoglio Irpini, cioè, i carri Orgoglio Irpino, anche i gigli di Nola e di Foglianise. Quindi una 3 giorni dove Mercogliano sarà capitale della Campania. Ci saranno gli eventi che possono dare un impulso sicuramente al turismo della nostra cittadina. Ci auguriamo che con l'apertura poi della funicolare lo slancio sarà totale. Io ritengo che un paese, soprattutto un sito culturale come Mercogliano, debba investire nella cultura. È soltanto investendo nella cultura che si può rilanciare il turismo, avendo poi come altro il bene ambientale, cioè la natura che ci circonda, che poi può abbinarsi anche al discorso culturale. E cresce l'attesa per la ripresa dei lavori della funicolare. Lunedì il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, sarà a Mercogliano per fare visita al cantiere. Dopo anni di annunci e di promesse, questa potrebbe essere la volta buona per la riapertura della funicolare che porta a Montevergine. Abate, c'è attesa lunedì prossimo per l'arrivo del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. Si inaugura il cantiere della funicolare. In passato ci sono già stati tanti annunci, è la volta buona questa. Sì, dobbiamo essere sempre speranzosi. Io penso che dopo il lavoro che è stato fatto fino adesso iniziamo a vederlo in modo reale, in modo pratico. Quindi ci auguriamo che per l'anno prossimo la funicolare torni a essere quel mezzo di trasporto di migliaia di pellegrini sopra il santuario. Basta la funicolare oppure serve qualche altra cosa, un altro tipo di offerta? Servono tante altre cose. Per esempio, noi abbiamo il grosso problema della ricettività, non abbiamo posti letto sopra il santuario, anche se adesso con i lavori che stiamo facendo aumentano i posti letti, però è uno degli handicap e per questo insieme al comune, insieme al Parco Partenio, insieme alle varie associazioni stiamo cercando di creare una fondazione proprio per rivalorizzare alcuni edifici abbandonati che servono proprio per accogliere i pellegrini per più giorni sopra le vette del Partenio.